Alcuni tifosi calcistici la associano a Stefano Pioli, altri alla discoteca anni 90, nel ricordo di quando erano giovani e i lunghi notturni li facevano in discoteca e non a cambiare i pannolini. Ma per il mondo del padel questa canzone ha un solo protagonista. Paquito Navarro. A Premier Padel di Roma ha fatto da DJ nonostante la sconfitta in finale e l'inno era uno e uno solo. A Roma è stato un bel momento, sebbene qualcuno abbia avuto a che dire perché facesse il DJ dopo una sconfitta, volendo, tra virgolette, rubare la scena a chi avesse vinto. Ma vabbè, tralasciamo questo. Se volete vivere altri momenti così belli, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanella, perché so che molti di coloro che guardano i video non sono iscritti al canale e se siete qua un motivo ci sarà. E questo motivo probabilmente è perché siete grandi appassionati di padel. Quindi, bando alle ciance, come dicono quelli bravi, e alziamo il sipario sulla racchetta di oggi, che è la versione 2023 di quella ovviamente 2022 che avevamo già recensito l'anno scorso. Sto parlando della Bull Padel Hack 03 2023, la pala di Paquito Navarro. Bull Padel è uno dei leader del settore, ha tantissimi testimonial tra i top player del circuito e ovviamente anche il più iconico di tutti. Ma ora andiamo a scoprire pro, contro e sensazioni del campo di questa Hack 03 per vedere se questa è la racchetta che stavate sognando. La Bull Padel Hack 03 è una pala di forma diamante con un bilanciamento alto oltre i 27 cm e un peso che varia dai 365 ai 375 grammi, con la mia che pesa 366 come sempre senza l'accetto. La composizione esterna è in tricarbon mentre la gomma interna è una multieva. Troviamo alcuni aspetti ormai consolidati all'interno delle Bull Padel di alta fascia, ovvero l'Air React Channel che permette un miglior flusso dell'aria, il protettore sulla testa con possibilità di customizzare il peso a piacimento e il classico ormai manico Esacore che tendenzialmente divide, o lo si ama o lo si odia, non vedo troppe mezze misure in giro. Visto il peso e il bilanciamento, è dotato di un sistema di assorbimento delle vibrazioni denominato VibraDrive, con un particolare cuore della pala chiamato Heart Hack e nervature nel telaio che aiutano in questo compartimento tecnico. Inoltre ingloba anche il sistema Adaptia per un maggior comfort e che riguarda tutte le pale, come detto, di alta fascia di Bull Padel. Stiamo ovviamente parlando di una racchetta di elevato spessore, come testimonia anche il prezzo di 349 euro. Mi raccomando, se vi piace il video ricordatevi di mettere un like, ma mettetelo anche banalmente se solo vi piace la Hack 03 di Paquito. Ma ora andiamo in campo e parliamo di sensazioni. Partiamo con il dire che è una pala esigente, molto bella, divertente e che spinge, ma serve un buon braccio. Bilanciamento alto e peso impongono una certa forza nel muoverla velocemente anche negli spazi stretti o alzarla per i colpi dall'alto. Ecco, colpi dall'alto che vengono decisamente bene. Se alzate il braccio per andare dentro con todo e colpite la palla per spingere, di certo non rimarrete delusi. La potenza che sprigiona è decisamente importante e potreste fare delle prove tecniche di buchi per terra. Parliamo di un mezzo solido, compatto e incisivo. Dall'altra parte però muoverlo non è così automatico. Arrivare sulle volée con tempismo ed efficacia richiede un po' di forza e di anticipo. E come un po' per tutte le racchette cabezzone, ho trovato qualche difficoltà nella volée alta, soprattutto di rovescio, nell'arrivare bene e coi tempi giusti sulla pallina. Serve essere sempre pronti e con la palla in posizione corretta perché anche i colpi più semplici o le volée agevoli non devono essere sottovalutate pensando di essere già lì con la palla perché nel corretto punto d'impatto non ci arriverà da sola. La superficie
è liscia e questo è un aspetto che per gusto personale non mi entusiasma, ma come detto è un gusto personale. Da fondo nelle situazioni difficili serve spingere i colpi per farli uscire, perché i lob hanno bisogno di una mano per venire precisi e profondi. Però è una pala di qualità, grande solidità e una certa possenza, come direbbe Carlo Verdone. Quindi dà tanto, ma anche ovviamente in qualcosina toglie fisiologicamente. Potenza. Di sicuro questa è una palla per il giocatore di potenza di sinistra che ama andare dentro di pegada a ogni occasione. Peso, bilanciamento e qualità costruttiva hanno davvero il mix perfetto per prendere a pallate gli avversari e fargli sentire il profumo dei petardi su un campo da padel. La qualità costruttiva è ottima, maneggiandola si ha la percezione di avere in mano una palla qualitativa, fatta per giocatori di alto livello e che la possono gestire per goderne appieno le caratteristiche. Certo, serve un po' di braccio, ma soddisfazioni ne dà parecchie. Il rovescio della medaglia, o il rovescio della pala, di una racchetta di potenza e sbilanciata verso la testa, è la maneggevolezza. Infatti muovere questa pala non è semplice come bere un bicchiere d'acqua, serve forza, movimento e tempismo per essere efficaci e sempre sulla pallina nel momento giusto. Nonostante la gomma multieva non è una pala elastica che vi aiuti nell'uscita di palla, essendo di potenza la pala è bella secca e per questo la pallina non rimane sul piatto a lungo, obbligando a un extra sforzo soprattutto nelle situazioni di difficoltà. La Bull Padel Hack 03 2023 è una pala senza ombra di dubbio per il giocatore di sinistra, che ama giocare di potenza e spingere con grande qualità. Personalmente ho provato a usarla anche a destra per una partita, ma pur essendo un'ottima racchetta di per sé, non la vedo proprio utilizzabile con concretezza e qualità a destra, non appena il livello della competizione si alza di intensità, ovviamente rapportato al vostro livello, dove in quei casi sarebbe un pochino strozzata e dove sentireste più i contro dei pro. Però parliamo sempre di una racchetta che, firmata da Paquito, si veste esattamente sul suo testimonial e di insindacabile chiaramente alta fascia. Anche il prezzo è importante, ma se seguite il canale da un po' ormai non considero più il prezzo nei plus e nei minus perché la deriva ormai è consolidata. Sapete come la penso però. Come sempre, se volete risparmiare qualcosa potete trovarla con il link in descrizione e avere il 10% di sconto sul prezzo di listino. Nuova e scontata a casa vostra. In più aiutate a crescere il canale. What else? Voi avete provato l'Hack 03 2023? Avete provato la 22? Che differenze avete trovato in tal caso? Se volete un confronto fatemelo sapere nei commenti e se arriviamo a 50 commenti farò un contenuto dedicato qui o sul profilo Instagram, dove ovviamente vi invito a seguirmi che per me è molto molto importante. Intanto vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, noi ci vediamo qui presto per una nuova recensione e se avete domande mandatemele con un remate.